L'impianto di trattamento rifiuti Ecologica 2000 di Ciampino brucia ancora. Il grosso dell'incendio è stato domato ieri dopo 4 giorni e 3 notti di lavoro instancabile dei vigili del fuoco. Un'enorme nube nera si è sprigionata dalle fiamme che hanno bruciato centinaia di tonnellate di plastica, materiali ingombranti, metallo. Ma sotto la cenere gli ammassi di spazzatura ancora ardono, emanano fumo e diossina e l'emergenza resta. I nuovi dati rilevati dalla centralina dell'ARPA Lazio per il monitoraggio dell'aria a pochi metri dall'impianto mostrano una concentrazione di diossina, PCB e idrocarburi aromatici circa 100 volte oltre il limite e rispetto a ieri oggi i valori di queste sostanze risultano addirittura superiori. La domanda è: dobbiamo preoccuparci? Allora, il valore che abbiamo misurato in prossimità dell'incendio per quanto riguarda la diossina è di 37 picogrammi al metro cubo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità individua un valore di riferimento di 0,3 picogrammi al metro cubo. Questo vuol dire che valori superiori a 0,3 indicano la presenza di un inquinamento legato alla diossina. Quindi certamente l'incendio ha sviluppato questo microinquinante. Valori quindi possiamo dire circa 100 volte superiori a quelli normali? Sì, il valore è ampiamente superiore a quello che è il valore di riferimento. Questo indica, diciamo, il fatto che si è sprigionata la diossina. Seguiremo l'andamento dei valori nei prossimi giorni e continueremo a monitorare fino a quando non torneremo al di sotto di questo valore di riferimento. Un consiglio per i cittadini? Nel caso di verdure, frutte, ortaggi, diciamo autoprodotti, di lavarle in maniera accurata. Tra i cittadini di Ciampino e dei Castelli Romani, investiti dalla nube, scatta la paura. Queste sono tutte sostanze inquinanti, persistenti, con effetto irritante subito, e che sono benzopirene, sostanze cancerogene, quindi riconosciute azioni cancerogene, che hanno un effetto immediato. Quindi se io sto vicino al sito, posso avere un'irritazione oculare, congiuntivite, una tosse stizzosa. Poi c'è il problema vero, che è invece che sono inquinanti persistenti. Queste sono sostanze che poi dall'aria scendono sulla terra, vanno sulle piante. Il problema è che quando pioverà andranno nelle falde, dalle falde acquifere risaliranno in superficie e in superficie saranno captate un'altra volta dalle piante.